caso ho visto questo manga che è uno yaoi e non c'era scritto nulla qua. Io l'ho preso pensando che fosse un volume unico. Infatti, l'ho preso, non ho guardato per bene, ho visto che non c'era scritto nessun numero e l'ho preso. Arrivo a casa, tutto contenta, vado a leggerlo, mi accorgo che qui c'è scritto 7. Io mi sono andata al premio il numero 7. Già costa 8,50 euro. Mi sono presa questo e non ho visto che è il numero 7. Ci sono rimasta malissimo. L'ho prestata a una mia amica perché era curiosa di vederlo. L'ha letto, anche non avendo numeri precedenti. Mi chiama e mi fa: te lo devi prendere assolutamente. Ecco, ora siamo a posto. Perché già costa 8,50 euro. Ho letto che sono, mi sembra, 11 volumi. È un suicidio, proprio un suicidio. Quindi vedrò magari piano piano di recuperarlo un al mese, magari. Perché anche a me i disegni mi attirano, cioè mi piacciono. Ho letto un po' la trama ed è sì carino. Purtroppo questo è il numero 7. Però vabbè, sono cose che succedono. Non ci ho proprio fatto caso nel 7 scritto qua. Poi passiamo alla GP Publishing, poi ho finito con il numero 1 di Sailor Moon Short Story a 4,50 euro, edizione standard con pagina a colori. No, se riesco a girarlo. Ci dovrebbe essere tutte e due, sì. Questa. L'ho letto, mi è piaciuto e non vedo l'ora che esca l'ultimo numero. E ho letto anche che uscirà l'anime comics di Sailor Moon a marzo per la GP Publishing, che prenderò assolutamente. E niente, manca solo un numero per questa serie. Mi è piaciuta tantissimo Sailor Moon. Proprio, è completamente diverso dal cartone, però mi è piaciuto molto. E comunque questa è l'edizione standard, non deluxe, a 4,50 euro. Poi, finalmente, dopo una vita, perché secondo me è passata una vita, è uscito il numero 6 di Forbidden Love a 4,30 euro per GP Publishing, edizione standard. L'ho letto e mi è piaciuto tantissimo. A me questo manga mi attira tantissimo. E se non sbaglio, sono 10 numeri, quindi ci stiamo avvicinando alla fine. Sono il numero 6. Quindi siamo vicini. Però non mi ricordo se sono 10 o 15, non mi vorrei sbagliare. Comunque mi sembra più sicuro 10 che 15. Comunque il numero 6 è 4,30 della GP Publishing. Poi è uscito il numero 7 di Devil and Devil a 3,90 euro per GP Publishing, che ho preso stamani, quindi non ho letto. Però ho visto qualche tavola di sfuggita e mi attira molto, deve essere molto molto carino questo numero. Poi, ultimo volume, è il numero 4 di Monster Allergy, al prezzo di 3 euro per GP Publishing. Questo l'ho letto e a me piace da morire Monster Allergy. Io ho visto tutto il cartone e sono contentissima di leggere il fumetto. E niente. È carino, sono tutte pagine a colori. Se riesco. Tutte pagine a colori. Edizione buona. Mi piace molto. È fatto molto molto bene. Con questo ho finito. Sì, no, c'è cioè, un'ultima cosa, ma devo prima spostare tutti i manga, perché sono tutti sopra. Scusate un attimo. Ora mi cascano. No. Il mio fumettaro, non so cosa gli è preso stamani, mi ha regalato il numero 12 scusate, l'ho messa all'incontrario, della rivista di GP Publishing. Cioè, non lo so perché me l'ha regalata. Mi fa: no, no, prendila, te la regalo. Va bene. Però ci sono rimasta, di solito me la fa pagare, stavolta me l'ha regalata. Sarà magari un regalo un po', diciamo, in ritardo di Natale. E l'ho letto, visto ci sono molte uscite che mi attirano. Fra cui c'è questo qua che è di Alice ed è Alice in Heartland Love Fables, che è un volume unico al prezzo di 7 euro che penso di prendere, che uscirà a marzo. Poi ho visto che c'è, mi attirano anche questi due, però non so se le prenderò. Uno è Lindberg numero 1, che è questo qua, al prezzo di 5,90 euro, se non sbaglio, sì. E
E sono quattro volumi in corso in Giappone. E poi c'è anche questo qui che è Kyo Kuto Kitan, la leggenda dell'estremo oriente, al prezzo sempre 5,90 euro, però è una serie conclusa di tre numeri, ed è questo qua che mi attira molto, che infatti questo penso di prenderlo. Costa 5,90 euro, ma sono solo tre numeri, quindi ci si può stare. Escono tutti e due a marzo. Poi c'è, come avevo detto prima, l'anime comics di Sailor Moon, che uscirà a marzo a prezzo di 4,90 euro, che questo lo prendo assolutamente, e sono 10 numeri. Questo qua. E poi c'è anche questo, c'è troppa roba, esce a marzo, ed è No Grazie, è il manga dell'autrice di Club Paradiso, quindi Ai Morinaga. È un volume unico al prezzo di 7,50 euro, che penso anche questo di prendere. C'è troppa uscita a marzo, sarà un suicidio proprio. E poi mi sembra basta. Vabbè, ci sono un po' le uscite normali, infatti uscirà di quelle che faccio io. Esce il numero 2 di Crimson Empire a marzo, il numero 8 di Forbidden Love. Poi no, mi sembra basta. Poi uscirà il numero 15 di Mar, quindi l'ultimo numero, e il numero 9 di Devil, e poi Monster Allergy numero 6. Poi basta, mi sembra, sì. Troppe uscite. Veramente, cioè, sarà un suicidio. Non proprio, oddio. Marzo mi sa che sarà molto molto pieno. E basta. Comunque il numero 12 di questa rivista al prezzo di 1 euro. Con questo ho finito, sono 18 minuti, infatti dovrò tagliarlo in due video. Vabbè, cioè, chiedo scusa comunque dell'assenza, chiedo scusa se mi era presa un po' male di chiudere il canale, e spero che continuate a seguirmi. Ringrazio tutte le persone che mi sono state accanto e mi stanno accanto, e che dire. Spero che nevichi ancora, perché voglio la neve. Cioè, mi servono altri giorni di vacanza, via. Non c'è nulla da dire, mi servono. E niente. Dopo andrò a finire di mettere a posto la libreria, perché c'ho parecchia roba ancora. E basta. Con questo concludo da piccola Kaji e Pallocchio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!